Nuovo insieme, benvenuti all'interno della nostra newsroom quotidiana. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite Riccardo Nocentini, sindaco di Figline Valdarno. Buonasera, benvenuto. Salve, buonasera a voi. Allora, abbiamo intitolato la nostra newsroom i sindaci di Renzi e diciamo che lei un po' rappresenta, come dire, l'identikit perfetto del sindaco renziano, giovane, alla guida di un comune ormai già dal secondo mandato e tra l'altro ha anche partecipato al Big Bang che si è svolto proprio lo scorso fine settimana. Parleremo ovviamente di questo evento, prima però vorrei vedere insieme a lei un servizio dove si dice che Renzi potrebbe correre rischio di essere rottamato, vittima dunque della sua stessa filosofia. Sentiamo. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Una cosa è certa, all'ex presidente del Senato Franco Marini i Righeira non piacciono affatto. Non tanto per la musica che ha fatto ballare milioni di italiani diversi anni fa, ma per l'uso che in politica ne ha fatto Matteo Renzi. Sabato scorso, durante l'adunata degli amministratori al Palacongressi, il sindaco aveva usato proprio la celebre canzone del duo torinese L'estate sta finendo per rilanciare la sua idea di rottamazione. E tra i politici per i quali l'estate starebbe proprio finendo, ha citato D'Alema, Veltroni, Rosi Bindi e lo stesso Marini. Alla mia età ci si può anche ritirare, ma mettere nella stessa categoria anche D'Alema, Veltroni e Bindi svela una superficialità e una debolezza, ha detto Marini alla stampa. Renzi dice che alla maggioranza nel partito provi a sperimentarlo. Sono convinto che se arrivasse fino in fondo nell'insistenza a dire che quei tre devono andare fuori, rischia che rottamino lui. Se Renzi riesce a gestire bene la responsabilità di sindaco che riveste e mantiene un forte impegno nel partito, può creare in prospettiva le condizioni per una battaglia con più chance, dice Marini. Oggi lo vedo perdente, non credo abbia la maggioranza nel partito e se andassimo a contarci rischia un flop rilevante. Per questo, aggiunge, voglio dargli un consiglio, poiché formalmente non ha ancora deciso di candidarsi alle primarie, si fermi. Per quanto in buona fede continui a dire che si ritrova nella cultura del PD, prosegue Marini, Renzi si trova in una posizione squilibrata, voglia o no la presentazione della sua linea politica e della sua immagine fa il paio con un populismo che è stato uno dei guai dell'Italia. Allora, la domanda scontata è: Renzi, secondo lei, ha davvero la maggioranza nel PD? C'è questa sensibilità da parte degli elettori? Allora, prima di tutto devo fare una premessa. Non so se sono un renziano perfetto perché sono stato segretario dei Democratici di Sinistra, sono stato eletto 6 anni fa e ancora non c'era il Partito Democratico. Devo dire che da quando Renzi ha avuto il coraggio di candidarsi alle primarie di Firenze ho visto in lui una persona che poteva dare tanto alla città come adesso credo che possa dare tanto al paese. Però ci sono dei se, diceva Marini, non è maggioranza nel partito. Ma io penso che abbia ragione, cioè tra i militanti, tra gli iscritti, probabilmente il segretario Bersani ha sicuramente una credibilità maggiore. E credo anche che il consiglio di Marini di rimanere fermo possa avere un senso. E anche Matteo l'ha, come dire, messo tra le cose, cioè se dall'assemblea del 14 luglio non venisse fuori che le primarie saranno primarie aperte, cioè come nel 2005 con Prodi, poi con Veltroni e poi con Bersani, cioè con la modalità dove ognuno può andare direttamente lì e votare, cioè se non c'è questa premessa, io credo che lo stesso Renzi non abbia interesse a partecipare. Non so però come si potrebbe giustificare di cambiare le regole delle primarie proprio oggi. Penso che sarebbe difficile il 14 luglio prendere una decisione di primarie degli iscritti o di primarie con un albo degli elettori, perché darebbe un segnale da una parte di apertura, dall'altra lo dico da, come dire, da renziano non ortodosso, forse anche di eccessiva paura nei confronti di Matteo Renzi.
Ecco, Renzi è ormai passato agli onori della conoscenza anche nazionale, proprio oltre che fiorentina, ovviamente, per questo suo tormentone della rottamazione. No, non è stato certo leggero neanche in occasione del Big Bang, ma lei citava la sua formazione politica, fatta probabilmente all'ombra anche di persone che hanno militato a lungo nel partito. Allora è giusto quello che dice Renzi, lasciare le cariche ma mantenere l'esperienza, quindi non una rottamazione a 360 gradi? Ma allora, sicuramente D'Alema non è che sia stato gentilissimo nei confronti di Occhetto, cioè la rottamazione non l'ha usata con le parole ma coi fatti sicuramente poi l'ha applicata. Siamo però insomma, tanti anni fa. Ecco, quella stessa classe dirigente del dopo Bolognina è la stessa oggi presente nel Partito Democratico e lo stesso lo potremmo dire per coloro che vengono dall'area cattolica. La questione del cambiamento della classe dirigente io credo sia fondamentale e sia il punto di forza maggiore di un'eventuale candidatura di Matteo alle primarie, perché Matteo dice non si candida soltanto una persona ma si candida una nuova classe dirigente fatta di amministratori, fatta di sindaci che sono i veri tecnici della politica. Anche questo è un messaggio forte perché gli amministratori spesso dai partiti, non solo dal Partito Democratico, sono un po' dimenticati. E quindi insomma io credo che il messaggio forte sia quello non solo di candidare un leader ma di candidare una nuova classe dirigente, cosa che un segretario in carica che viene da una lunga storia e da una lunga esperienza ha maggiore difficoltà a fare perché ci sono dei vincoli interni alle varie personalità del partito che non si devono, come dire, estinguere, cioè non sono dinosauri per utilizzare un'altra battuta della Leopolda, sono persone che devono essere al servizio e sono non solo utili, io penso necessarie nella crescita di un partito sano e ampio, ma non in Parlamento, soprattutto se hanno fatto più di tre mandati. Uno dei problemi che spesso riscontrano i cittadini, una delle accuse che gli elettori muovono alla politica è di l'attaccamento alla poltrona, un'accusa che non si può muovere a lei perché sta con forza promuovendo l'unione tra il comune di Figline e il vicino comune di Incisa, un'esperienza che se andrà in porto significherà per lei lasciare il mandato prima della scadenza. Quanto è importante però anche in nome di questo forte bisogno di fare rete che si registra un po' a tutti i livelli per superare la crisi economica. In qualche modo più che un rottamatore sono un autorottamatore. No, nel fare il percorso di fusione, già questa parola è un po' di Big Bang, del comune di Figline insieme al comune di Incisa per allineare le elezioni dovrò andare a elezioni anticipate due anni prima e ci andrò ben volentieri perché sono stato il primo a lanciare ovviamente insieme al sindaco di Incisa Fabrizio Giovannoni l'idea mettendola al primo punto del programma elettorale lo scorso anno. Abbiamo dato via alla legge regionale, il prossimo anno ci sarà il referendum nel 2013, quindi io nel 2014 andrò a elezioni anticipate perché penso che davanti a un progetto così importante nel quale credo fino in fondo insomma ci si possa anche dimettere, anzi dico di più, sono contento di dimettermi perché l'obiettivo da raggiungere è molto più importante di quello che farà il sindaco di Figline piuttosto che qualcun altro. Qual è la portata di questa fusione proprio a livello pratico per i cittadini ma anche poi per l'organizzazione di questo futuro comune unico? Ma prima di tutto penso che ci sia un significato generale, cioè che il nostro, che è il progetto più avanzato in Italia, perché si andrebbe a fondere il primo comune con più di 15.000 abitanti dal dopoguerra ad oggi, quindi è un esempio pilota che si arriverà in fondo nella maniera giusta, può essere anche un esempio contagioso in Italia e nel resto d'Italia. E qui l'elemento di fondo è che 8.100 comuni in Italia sono troppi e molti comuni per dimensioni non riescono più a erogare i servizi in maniera particolare in momenti nei quali di risorse ce ne sono sempre meno. Quindi qual è il vantaggio per il comune di Figline Incisa di fondersi? Sicuramente si acquista maggiore
forza politica, maggiore credibilità, perché in questo siamo pionieri. Sicuramente c'è una riduzione dei costi della politica, perché si andrà ad avere un unico sindaco, un unico consiglio comunale, un'unica giunta. Ci saranno dei risparmi anche nella macchina comunale a livello di personale, che potrà essere meglio gestito. Crescendo faremo economia di scala, per esempio negli acquisti. Comprare un software per un unico comune si spende la metà che comprarne uno per ogni comune. Oltre a questo ci sono dei finanziamenti importanti sia per legge regionale che per legge statale. Oltre a questo devo dire che l'obiettivo più bello di questo percorso è quello di ripensare il rapporto tra cittadini e istituzioni e di andare a chiedere proprio in questo processo a tutti i cittadini, alle associazioni, alle imprese, come vogliono che questo nuovo comune sia costruito. L'aspetto e il valore maggiore di questo percorso è la partecipazione attiva. Che vale più dei numeri, vale più. Senza dubbio, soprattutto per i cittadini. Partecipazione che passerà anche attraverso un referendum che dovrebbe esserci a breve. Il referendum fa parte del percorso della legge regionale. Secondo la legge 68 della Regione Toscana, il percorso di fusione ha bisogno di una legge ad hoc. La legge ad hoc è in corso di elaborazione, di definizione. All'interno del percorso della legge ci sarà in un momento, come dire, la sospensione della legge che prevede il referendum a incisa e a figline. Credo che sia fondamentale, perché su una questione di queste dimensioni, di questa portata per la vita dei cittadini, tutti sono chiamati a esprimersi e io spero che si esprimano positivamente. Certo, e oltretutto, come diceva giustamente, è un ottimo esempio di spending review, visto che si parla tanto di revisione della spesa, questo è l'attuazione dei tanti proclami fatti in precedenza. Vorrei però tornare un attimo a parlare di primarie interne al PD. Il PD è molto diviso su questa candidatura o meno di Renzi, si parla tanto adesso del regolamento, come lei anche ricordava. Questa grande divisione, questi continui dibattiti, anche un po' litigi se così li vogliamo chiamare, possono portare i cittadini a rafforzare questo sentimento di antipolitica che sembra essere sempre molto più diffuso? Ecco, questo è un rischio possibile se il Partito Democratico non sarà capace di gestire questo percorso. Cioè le primarie possono essere una grande occasione di allargamento in un momento nel quale i partiti, tutti i partiti, anche il Partito Democratico, di tessere e degli iscritti ne hanno pochi. Le primarie sono il modo più concreto e forte, io direi addirittura dirompente, per allargarsi all'elettorato, alla società civile, anche agli elettori delusi dal centrodestra, perché non ci scordiamo che il centrosinistra in Italia è storicamente minoranza. Quindi in un momento nel quale Berlusconi ha tolto credibilità al centrodestra, compito principale del centrosinistra deve essere quello di recuperare, andare a catturare quell'elettorato deluso del centrodestra. E vorrei anche dire un'altra cosa, cioè non è che un elettore è una categoria immutabile e se uno è un elettore di centrodestra lo è per tutta la vita e anche le generazioni future. L'elettorato è fluido, quindi una proposta forte di centrosinistra su un elettore deluso di centrodestra può essere sicuramente vincente. Quindi non è un crimine, come diceva Renzi, piacere anche agli elettori di centrodestra. No, non è un crimine, è l'unico modo per vincere, perché a monte di questo storicamente il centrosinistra, fortunatamente non in Toscana ma purtroppo nell'Italia tutta, è minoranza nel paese. Bene, vorrei concludere così, visto che non abbiamo ancora altro tempo a disposizione, quindi ringraziamo il nostro ospite Riccardo Nocentini, sindaco di Figline, che ha intrapreso con il sindaco di Incisa questo bel percorso verso un'unione di due comuni, un percorso pilota unico per adesso in Italia, perciò è doveroso il nostro in bocca al lupo per questa nuova realtà. Grazie mille. Noi intanto vi salutiamo, vi diamo appuntamento però tra pochissimo, dopo un breve break pubblicitario, per la seconda edizione di TG38.